Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua, il secondo libro di Tondelli, Pao Pao, che sarebbe poi il primo romanzo, perché l'altro, Altri Libertini, è, come sapete, un insieme di sei racconti. Questa è proprio la struttura di un romanzo. Di che cosa parla? Parla dell'esperienza militare, esattamente 12 mesi durante i quali il protagonista del libro, verrebbe da dire Tondelli, ma dopo devo dire una cosa, e trascorre questi mesi. Allora, questo libro è stato scritto, lo dichiara dentro il romanzo, nel 1982 e parla del servizio militare che ha fatto negli anni 80-81. Quindi ha una struttura da romanzo, quindi c'è una linea temporale. Ci sono i racconti di quello che è successo in questi 12 mesi, che lui ha trascorso in parte a Orvieto, dove ha fatto il CAR avanzato, quindi 2 mesi, e poi a Roma in un paio di posti, a fare il furiere, cioè colui che sta in ufficio, batte a macchina, fa domande di trasferimento, insomma, si occupa tutti degli aspetti di tipo ufficiale. E racconta la sua vita col gruppo di amici che si è creato in questo spazio. È un libro che rispetto a Altri Libertini ha degli spazi, accanto diciamo agli spazi di desolazione, di insomma terribili, insomma down, c'è anche molti spazi di speranza, molti spazi felici e molti aspetti insomma che in qualche modo tirano un po' su, diciamo così, la bilancia. Parla ovviamente delle sue amicizie, dei suoi amori di carattere omosessuale che ha avuto, alcuni che sono durati poco, alcuni che continuano. Quando scrive vive con uno dei ragazzi che ha conosciuto quando faceva il militare, e diciamo che anche la scrittura è molto meno veloce. O meglio, era veloce anche quella di altri Libertini, veloce anche questa, ma questa è più strutturata. Parla di un qualche cosa in prima persona di quello che è successo, nell'altro caso invece no. Io ho letto nel frattempo, fra un libro e l'altro, ho visto, scusate, un video su YouTube, un'intervista a Pier Vittorio Tondelli, molto interessante, e a un certo punto gli hanno chiesto, non aveva ancora scritto questo libro, quindi era negli anni 80. E gli ha chiesto, ma è autobiografico il tuo libro? Parliamo di Altri Libertini, no? E lui ha detto, no, ha una struttura di base, è un'autobiografia della mia generazione. Questo è molto interessante. Cioè lui è partito da stimoli di carattere autobiografico, e questo credo sia anche ancora di più in questo libro, però l'ha riscritto. L'altro libro diceva che l'aveva scritto 4, 5, 6 volte. Cioè lui va a cercare una forma letteraria di una scrittura che inizialmente è così di getto, ma che alla fine è molto lontana dalla scrittura automatica di certi autori americani di qualche decennio prima, ma è proprio una scrittura che è pensata. E se leggendo questo libro si capisce molto bene che ogni parola è pesata, è pensata, eccetera, no? È un modo di scrivere che convince, perché appunto mantiene la freschezza della scrittura quasi di getto, ma al tempo stesso c'è la rielaborazione di livello dal punto di vista culturale estremamente elevata, perché i riferimenti impliciti o espliciti che fa all'arte, alla letteratura moderna sono molto 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 chiari e di valore estremamente elevato. Ecco, questo è un libro che appunto evidenzia l'evoluzione di Pier Vittorio Tondelli. Sempre nella stessa intervista che trovate facilmente su YouTube, lui ad una domanda, uno gli ha chiesto, ma il tuo modo di scrivere così veloce, no? Cambierà poi nel corso del tempo, continuerà a scrivere con quelle. Lui ha detto, non lo sapeva ancora, no. E adesso io, se scriverò degli altri libri e li scriverò, mi adatterò la scrittura a quello che voglio dire.
già in questo pow pow si vede questo miglioramento sbagliato, scusate, questo cambiamento nella scrittura. Nei libri successivi, io dico la verità, non me li ricordo, li ho letti, mi ricordo che sono piaciuti, però non mi ricordo questi aspetti che forse solo adesso io analizzo con più attenzione. Nei libri successivi molto probabilmente, dice perché non l'avevo ancora fatto, cambierò anche il modo di scrivere, e questo è una dimostrazione dell'elevatissimo livello del nostro autore, un elevatissimo livello, perché lui sa scrivere molto molto bene. Anche questo libro senz'altro non mi pare sia stato requisito, sia stato impedito di essere pubblicato, però naturalmente ha scandalizzato e scandalizzerà ancora i ben pensanti che appunto non sono in grado o non vogliono leggere qualche cosa che non sia scritto bene, con belle parole e che parli di argomenti che siano assolutamente non scandalosi, a differenza di quanto fa, di quanto continua a fare, ha continuato a fare Pier Vittorio Tondelli. Bene, io vi saluto. Pao pao. Ah, soltanto vi dico che mio figlio Simone mi ha prestato questi due libri di Vittorio Tondelli, Un weekend postmoderno e L'abbandono, che devono essere estremamente interessanti. Non sono romanzi, sono raccolte di scritti di Tondelli che io non conoscevo, non avevo letto, e che leggerò per la prima volta, quindi non sarà una rilettura, ma sarà una lettura. Bene, alla prossima.